Mi fa capire che lui non è soltanto un bugiardo, ma è un caso clinico. Letteralmente credo che lui sia un caso clinico. Scaramella, in una intercettazione telefonica, aggiunge però che tra di voi c'è stato uno scambio di email e che lei avrebbe addirittura specificato che Prodi faceva parte del quinto dipartimento del servizio segreto. È così? Ma questo è assurdo. Scaramella è un cialtrone. Mi ha scritto un paio di mail molto confuse. La sua mente è veramente disorganizzata. Non ho mai menzionato Prodi come uomo del KGB o come un contatto del KGB. È pura fantasia, perché vogliono montare un caso contro le organizzazioni di sinistra. Perché allora Scaramella dice che lei è la fonte delle informazioni sui rapporti tra gli uomini politici italiani e il KGB? Io ho avuto alcune informazioni sui rapporti tra i politici italiani e il KGB, ma non ho mai menzionato Prodi. Quelli del quinto dipartimento mi hanno chiesto tante e tante volte quanti fossero gli agenti di contatto in Italia tra i politici. Ma quanti politici e quali fossero esattamente i loro nomi, io non l'ho mai saputo. Primo, perché non conoscevo l'Italia. Secondo, perché nessuno mi aveva mai fatto un nome preciso. Non ero in grado di fare dei nomi, ma Mario continuava a chiedere. Quindi quello che voleva da lei erano documenti, prove. Era questo lo scopo di quegli incontri con Scaramella? Very simple. They wanted me to persuade the British authorities to give. È molto semplice. Loro volevano che io convincessi le autorità britanniche a dare a Guzzanti altre informazioni sull'archivio Mitrokhin, tenute dal servizio segreto britannico e che non sono arrivate in Italia per ragioni politiche e legali. E io ho detto molto chiaramente, no, non lo posso fare perché sono solo un privato cittadino. Andate a parlare con il responsabile dell'MI6 a Roma. Andate da lui e chiedeteglielo ufficialmente. Io non lo posso fare. Per favore, lasciatemi in pace. E l'ho detto tante volte a Scaramella, lasciatemi in pace, non posso fare nulla, non ho un ruolo ufficiale. E loro hanno insistito ancora e ancora, finché non hanno finalmente capito che davvero non avevo niente da dirgli e che non potevo fare nulla per aiutarli. Fin qui Oleg Gordievskij nella telefonata, lo ripeto, fatta con la nostra redazione. Dunque un giallo infinito. Infinito di cui aspettiamo per raccontarle le prossime puntate. L'11 luglio 2006 nella puntata della Storia Siamo Noi dedicata all'omicidio del giudice Vittorio Corso è stato detto che Giovanni Danesi apparteneva alla loggia massonica P2. Alfredo Danesi, figlio di Giovanni Danesi, ha scritto smentendo categoricamente che suo padre appartenesse alla P2 o che comunque appartenesse alla massoneria. Precisa inoltre Danesi, mio padre non è mai stato iscritto a alcuna loggia massonica, congregazione o setta, né tali circostanze sono mai state oggetto di indagini o tantomeno di accertamento da parte della magistratura inquirente.